Basta sensi di colpa. Benvenuti in Cucina per te. Oggi prepariamo una variante della parmigiana di melanzane. La ricetta classica prevede l'utilizzo di melanzane fritte. In questa versione utilizzeremo melanzane grigliate. La ricetta è molto saporita, tanto da fare concorrenza a quella originale, ma più leggera e digeribile. Se la ricetta vi piace, mettete like e ricordate di attivare la campanella per ricevere notifica delle nuove ricette. Vediamo quali sono gli ingredienti e prepariamola insieme. Per 6 persone occorrono 1,5 kg di melanzane, 1,2 L di passata di pomodoro, 300 g di provola affumicata, 50 g di parmigiano reggiano, 25 g di pecorino romano, olio extravergine d'oliva, 1 spicchio d'aglio, basilico fresco e sale. Iniziamo la preparazione tagliando a cubetti la provola. Dopo aver lavato ed asciugato le melanzane, eliminiamo le estremità e con l'aiuto di un'affettatrice le tagliamo a fette spesse 1 cm per il verso della lunghezza. In questo modo otterremo fette più regolari, ma se non possedete un'affettatrice potete tranquillamente usare un coltello. Scaldiamo bene una piastra antiaderente e grigliamo le melanzane. Una volta pronte, prepariamo il sugo. In una padella versiamo l'olio, lo scaldiamo, aggiungiamo l'aglio e lasciamo soffriggere 1 minuto. Poi aggiungiamo la passata di pomodoro. Il sale. Mescoliamo. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fuoco medio fino a che il sugo risulterà abbastanza denso. Verso fine cottura aggiungiamo qualche foglia di basilico fresco lavata, asciugata e spezzata a mano. Pronto il sugo, assembliamo la parmigiana. Ungiamo il fondo di una pirofila con un filo d'olio. Distribuiamo qualche cucchiaio di sugo. Quindi sistemiamo le melanzane, una di fianco all'altra, sovrapponendole leggermente, in modo da formare uno strato uniforme. Versiamo il sugo sulle melanzane. Cospargiamo il parmigiano e il pecorino grattugiati sulla salsa. Aggiungiamo la provola a cubetti e qualche foglia di basilico spezzata a mano. Realizzato il primo strato, proseguiamo seguendo lo stesso procedimento anche per gli strati successivi, fino ad esaurimento degli ingredienti.
L'ultimo strato deve essere composto solo da melanzane, salsa e parmigiano e pecorino. Aggiungiamo un filo d'olio e cuociamo in forno statico già caldo a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Una volta sfornata, lasciamo riposare la parmigiana per almeno 10 minuti prima di servirla. Questo piccolo accorgimento favorirà l'assestamento della parmigiana, che risulterà più compatta e sarà quindi più facile servirla. La parmigiana di melanzane grigliate è pronta. Un segreto per renderla davvero saporita è utilizzare una salsa di pomodoro densa e corposa. Inoltre le melanzane devono essere grigliate al punto giusto, non devono risultare troppo cotte, ma neanche semplicemente scottate. Infine il basilico regalerà un gusto fresco e un profumo inconfondibile, perciò non deve assolutamente mancare. Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro sito web, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto e alla prossima videoricetta!